Eccoci qua insieme, visto le prove che servono, benvenuti alla quinta puntata di Che Tempo Che Fa. Esatto, buonasera a tutti. Franco Zeffirelli ha diretto il film Il Gattopardo. 1921, Charlie Chaplin, in arte Charlot, interpretò e diresse il film Il Monello. Ma che c'entra? Questi sono film importanti. No, per farti capire che non è che parlo solo Valeria Marini, parlo di cose. Vabbè, ma che c'è, parlo anche di cose importanti. Ma fuori capito? Contesto. No, che vuoi sapere gli ospiti di stasera? Sì. Allora, intanto. È vero che c'è Beppe Grillo? È vero che c'è Beppe Grillo? Mi hanno una domanda. No, è vero che c'è Beppe Grillo. Quindi, dopo quasi 10 anni, torna in televisione Beppe Grillo. E di più non so dirvi, anche perché non so che succede, più, non ho la minima idea, però insomma è un ritorno imperdibile questa sera. Francesco Guccini, Elodie, Ornella Vanoni, tutti i giornalisti con cui facciamo i collegamenti per l'attualità, un tavolo pazzesco. Vi dico solo che c'è Simona Ventura con Samuel Peron, Herbert Ballerina, Carla Signoris, Angelina Mango, eccetera eccetera eccetera, e naturalmente la nostra Lucianina Littizzetto. E insomma, quindi stasera c'è Grillo. C'è Grillo, c'è Beppe. Ma tu l'hai visto? Io? 10 anni fa. Ma è arrivato già? È arrivato in camerino. È arrivato? Ok. Arrivato. Siamo in onda. Buonasera. Sei arrivato Grillo. Arrivato. E allora, è arrivato. Ringraziamo il pubblico perché la settimana scorsa abbiamo fatto un ascolto orribile. No, un ascolto orribilmente buono. Ah, ma perché ma se tu dici orribile, orribilmente, sembra brutto. Ma dire buono, no? Ma no, vuol dire... Orribilmente buono. Ma che orribile? La fine del monte. Perché si dice la fine del monte? La fine del mondo. Perché si dice la fine del mondo? Perché tu hai fatto una parafrasi. Vabbè. Senta, mi dai del lei. No. Volevo dirti, è importante l'ascolto, diciamo la verità. Beh, fa piacere, è un riconoscimento. Certo, che il pubblico. E allora ci segue. Ho fatto una sorpresa. Sul 9, insomma. L'ascolto, chi lo misura? Laudel misura l'auditor, l'ascolto. Sì. L'ascolto. E io questa sera l'ho conosciuto e abbiamo portato il direttore del Laudel. Laudel? Dottor D'Andrea. D'Andrea. Come si chiama? D'Andrea. Rodolfo. Dottore, lei è il direttore dell'Audel. Da quanti anni? Da moltissimi anni. Senta, ma quanti all'incirca? 20 anni. 20 anni. Senta, dottore, noi la nostra trasmissione ha fatto molto ascolto, ma sono più gli uomini o le donne? Più uomini. Uomini. Quanti uomini ascoltano? 1.000, 2.000. In percentuale? 2.500. Ma come 2.500? Donne? Donne 7.000. Bambini? 500. Militari? 150. No. Senta, voglio fare una domanda. Ma le piattaforme, fai una domanda. Ma che il direttore del percentuale dice 2.500. Giusto, va ecco, bene. No, le piattaforme, le come piattaforme hanno cambiato l'abitudine d'ascolto del pubblico? Cioè, voi lo rilevate sensibilmente? Sì, con gli apparecchietti. No, no, non ho chiesto come. Dico, voi avete la percezione che è cambiato l'ascolto? Sicuramente, sì. Da che cosa lo capite? Degli apparecchietti che usiamo per il controllo, numeri 250, 899, 755. Ma che numeri? Senta, sono? Se un film va su Rai 1, no? Fa un certo ascolto. Se lo stesso film va in un altro canale, perché fa di meno? Perché c'è un po' di pubblicità in più, forse. Dove? La gente sul canale, sulla Rai 1. Rai 1 è un canale dove la gente è affezionata, diciamo. Cioè, sì, però la pubblicità dà fastidio, perché persone vogliono andare a letto. Numeri. 899, 750, 1500, 8700. Come mai le fiction, una domanda, come mai le fiction di Canale 5 quest'anno stanno andando male? Perché? Ma è vero. Cosa succede? Perché c'è moltissima pubblicità e finiscono tutti i programmi perché verso sparano, le 12. Sparano, non devono sparare, perché le famiglie vogliono film d'amore comici, per stare più sereni. Ma se un noir, un noir si spara nel noir. Non lo so. Ma lei, scusi, lei guarda la televisione? Sì, ma vedo più il calcio. Vedo il calcio, ma scusi, lei è direttore dell'Audel e non guarda. Sì, ma mi piace più il calcio. 899, 1500, 7004, 859. E 551. Un'ultima domanda. Sì. Allora, quando c'è la pubblicità, no? Cosa succede agli ascolti? Mentre c'è la pubblicità, che diminuisce. La gente cambia canale. Cambia perché vuole vedere il film. Però se la pubblicità è fatta bene,
rimane, no? Ma, non so, ma, ricriamo, ma si scocciano, numeri, si scocciano numeri. 999, 859, 1450. Ma il meter, come funziona? Il meter, l'apparecchietto, il si chiama meter, giusto? Come Max. Il Max, come funziona? A pile, a corrente, come va? A corrente, se mi sbaglio, a corrente. Come se non mi sbaglio, lei è il direttore dell'audio. Sì, vabbè, a corrente, no, non mi vorrei sbagliare. E se manca la corrente, come fate a rilevare? È un problema. Numero. 899. 1550. Grazie, grazie, grazie. Siamo, è importante. Sì, grazie, direttore. Buonasera. Buonasera. La prossima settimana? Senz'altro, se mi invitate, vengo. Numeri 899, 1550. Allora, caro Fabio, abbiamo, pensa, tra gli ospiti non l'hai nominato il dottor Burioni? Eh sì, certo. Ecco. Ed è qua, questo è il suo camerino. Vogliamo inquadrare il camerino? Ma perché tiene le scarpe fuori sempre? E poi guarda, c'è l'acqua. Due bicchieri d'acqua. Sì. Perché due bicchieri? Uno è pieno e uno è vuoto. Uno è pieno e uno è vuoto. Perché se il dottor Burioni ha sete, prende questo bicchiere d'acqua. Se il dottor Burioni non ha sete, prende questo che è vuoto. Capito? È chiaro? Ma adesso vediamo cosa c'è. Topo Gigio torna dopo anni e anni. Ettore Fieramosca. Ettore Fieramosca. E Aldo Aldi. Aldo Aldi, chi è? No. Aldo Aldi è uno che c'ha nel Guinness dei primati come ha fatto più gol di tutti, cioè ha fatto 3 gol. Cioè il record di gol? Aldo Aldi. Quanti gol? 3. E che record è 3 gol? No, capocannoniere con 3 gol. Ha fatto 3 gol con un solo tiro. No, lui giocava, nell'Avellino. Ha tirato, ha fatto gol nella porta dell'Avellino. La palla è uscita di là, è arrivata a Caserta, in un altro campo, e ha fatto gol. Poi dalla porta di Caserta è arrivata alla porta di Napoli. Tre gol. Aldo Aldi, che però poi... Aldo Aldi dopo, Sala Trucco, vogliamo vedere che succede in Sala Trucco? Sì. Guardiamo Fabio Fazio. No, ma Fabio Fazio lascia stare. Guardiamo il Sala Trucco. Sono qua io. E allora Gigi, sì, carissimo, come stai? Già, carissimo, ben ritrovato. Allora, carissimo, stasera di nuovo parliamo del suo libro su Fantozzi. Francesco Cuccini. No, che Francesco Cuccini? No, ma c'è Francesco Cuccini, sì. Ah, scusa un attimo, c'è Gigi Mazzoli. Nell'altro camerino. Sì. Bussiamo. È inutile bussare, qui non aprirà nessuno. Ma che è? Anche lui? Ma che è? Ma Gigi! È inutile bussare qui, che non aprirà nessuno. Ma guarda adesso... qua! Vietato fumare. No, che vietato fumare? Non è... No, sai che? Sì, ma... No, tu puoi fumare dove vuoi. Se ti metti qua sotto, tranne qui, qua sotto. Se ti metti qua sotto è vietato fumare. Poi per guarda chi c'è qua. Herbert Ballerini. Buonasera. Come stai? Come stai? Bene. Mamma mia, sono mesi e mesi e anni. Herbert Ballerina, abbiamo scelto te. Tanto grazie. Grazie, tanto a voi. Grazie a voi. Ha fatto un film molto, molto intenso. Lui fa una parte molto, molto divertente. Allora, noi abbiamo pensato pensato di dedicare la copertina di Novella Bella a Herbert Ballerini. Bello. Quindi sei contento? Molto. Venderete un sacco di copie. Le 7 domande saranno a Herbert Ballerini. Ma mi devo sedere? Sì. No, anche lì sopra. Sì, siedi. E adesso alzati. Numeri. Guardare. Le possiamo offrire qualcosa? No, grazie. Un massaggio ai piedi? No, ma che va? Prima domanda, sei preparato o vuoi tornare la prossima volta? No, ma va bene. Herbert Ballerina, che belva sei. Ste domande. Come? Il lupo. Bello. Hai fatto bene. Sei lupo. Ma che tipo di lupo? Lupo Liziotto. Ah, Lupo Liziotto. Lupo Stino. Vabbè. 100 punti. Grazie. Senti, tu all'anagrafe ti chiami Luigi Luciano. Purtroppo. Lucky Luciano, come il famoso Lucky Luciano. No, quello è Lucky, non c'entra niente. All'anagrafe ti chiami, questo l'ho detto. Ma Luigi Luciano. Ma no, Luigi Luciano. Non è Lucky. Terza domanda. Sì. All'anagrafe ti chiami Lucky Luciano. Cioè, è ripetuta. Due volte. Due stessa domanda. La risposta è sempre quella. Maccio Capatonda è per te A, un amico. B, una sorella. C, salute, è un fatto di educazione. Cioè, io direi ci salute. D, come Domodossola. F, una zia. G, un poco di buono. Però ho dimenticato la prima com'era? Un amico. Allora la F. Che?
Fuoco di buon. Fuoco di buon, fuoco di buon. Senti, tu hai dichiarato sì. che non indosserai stasera, mai... Stasera marca malissimo. Hai c'era... dichiarato che non hai mai indossato un cappello, perché i cappelli ti fanno paura e chi li indossa è uno scriteriato. Come mai hai preso questa posizione? Quando l'ho detta sta cosa? Questa domanda l'ho scritto, avevo bevuto quando no. No, però in realtà mi opprime un po' il cappello. Devo senti, dire... è vero che ci sei rimasto molto male quando hai scoperto che la canzone di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino e non Ballerina, pensavi fosse dedicata a te. Lo so. Lo dicono tutti. Sì, sì, però alla fine dicono tutti Ballerina, sbagliando, perché sì. pensano a me, però in realtà poi è Ballerino, devo dire. La rivincita. La rivincita. Domanda numero 15. Ma come 15? Sono 7. E anche per non essere ripetitivi. Vabbè, ma se sono 7. Senti, da bambino, quanti anni avevi? 'Ero piccolo, non mi ricordo. Domani è il 13 novembre. Come lo festeggi? Ma a casa, in famiglia, perché a novembre con senti, i tuoi... Senti, tu sei forte nelle barzellette. Sì. Ce ne racconti una? Se per chiudere la sì. intervista. Bello, bello, bello. Allora, c'è un lupo. C'è un lupo. Certo, certo. Che... Un lupo. Che incontra Cappuccetto Rosso. E gli dice... Ma è una barzelletta o una sì, una barzelletta. No, una barzelletta. E gli dice, che ore sono? E quella, Cappuccetto Rosso morde il lupo. E gli dice: è forte questa. Ma scusa, ma sono io che ti devo mordere. Ti è piaciuta? Per contratto. Cioè, vabbè, capito? Ma voi sì. due vi conoscevate anche prima. Sì, cioè, sì, fa ridere, sì, ma anche sì, riflettere. Senti, capito? Sei nato in casa, all'ospedale o sotto un ponte? Che ne so. Non mi ricordo. Settima domanda: c'è Gigi Marzullo che deve fare la domanda. Fagli Gigi. Una domanda tu. Gigi. Fagli una domanda tu. Gigi. Ma domanda, fagli una domanda. Ma io non voglio sapere niente, le cose private a me non interessano. No? Che domanda fai? Una domanda. Gigi. Conosci Herbert? Gigi Marzullo. Ma perché? Gigi Herbert. No, sì. Herbert. 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 Finale, bene il finale. Herbert. Herbert. Con l'H davanti. Herbert. Oh, perfetto. Vai. Herbert. Tu sei una ballerina? No. O che vedi tutto? Le ballerine che fanno tutù? Come che fanno tutù? Che vuol dire che tutù? La risposta è scontata. Chiedo scusa, sono mortificato. Chi è il tuo cantante preferito? Vabbè, facile, Adriano Celentano. E allora vieni con me che te lo faccio. Ti chiedo scusa, sono mortificato. Sono mortificato. Io so tutte le canzoni di Celentano. Vediamo. Scende la pioggia. No, quello non è Celentano. Fatti mandare da no, c'era un ragazzo che chiamava Drupi. È Morano. Ero il Morano. Ma no, ma non anche tu. Così è troppo insieme. Occhi di ragazzo. Ma che occhi di ragazzo? Tutto Morano. Bussiamo? Vuoi bussare tu? Vuoi bussa? Chi bussa? Tu, bussa tu. Bussa tu, dai, bussa tu. Sei l'ospite, bussa tu. Bussa. È inutile bussare qui, no, non vi aprirà sì, però ogni volta. Senti, anche per cortesia. Adriano, non vuoi aprire, però qua c'è Herbert che è un tuo grande ammiratore e lui, tu dici che lo conosci. Sì, sì, sì. Adri? Che Adri? Adesso è esagerato. Siamo amici. Adri. Adri, hai capito chi sono? Ballerina tu, con quei glutei poderosi. Non ho sentito. Ho sentito bene. No. Ma veramente mi hai riconosciuto, hai capito chi sono? Ballerina tu, con quei glutei poderosi. No, il particolare. Glutei poderosi. Concludendo. Adriano, verrai al tavolo? No! Tu vieni? Io sì. Tu sì, anche tu, eh? Anche tu, anche Gianni tu, Fantoni. Io sì. La strada la sai? Io sì, ho prenotato. Preparati un oggetto per stasera. Due. Uno fallo adesso, facciamo un oggetto e poi l'altro lo facciamo al tavolo. Che oggetto vuoi fare? Posso fare la spia della riserva della macchina quando la benzina... Ah, quello è bellissimo, sì. La spia della riserva quando è senza benzina. Perfetto, grazie mille. Grazie a tutti. Ecco, va bene. Vogliamo ridire gli ospiti di nuovo, no? L'ha fatta bene la spia, perfetta. Ma il direttore dell'Auder è ancora qua? Il direttore dell'Auder non so se è qua. No, è andato via. È andato a lavorare, giustamente. Sì, certo. Adesso cos'è sta musica qua? Il pubblico è arrivato? C'è una fede. Vedere se è arrivato il pubblico, come fai fare? Pubblico! Pubblico c'è. Arriviamo! Ma che cosa succede qua? Vai. Creare insieme e starci dentro. Quindi
volete qualcosa da bere, Lavo. Chiamo i ragazzi e... Lavo. Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao Fabio, ciao, ciao Mino, ciao. Grandissimo. Ma volete buonasera. Qualcosa da bere? Eh? No, ma cos'è? Alla super grande, ti dicevo qua di evento, e ormai sono qua da settimane, creato Angolo, abbiamo fatto evento, ti dicevo festa e festa is. Qua ci siamo alla super grande, vuoi qualcosa da mangiarne, berne, Mino? Una spremuta di succo. Lo faccio avere. Chiama i ragazzi, che il grande Mino vuole berne qualcosa. Ma ti sei organizzato? Ti presento Pier Federica, Anton Claudia, sono delle Anton amiche, Claudia. Fanno parte Pier dell'animazione. Cioè, e ma alla super perché tu ormai grande. Abiti qua? Sì, sta da Dio. Perché non, trovi, non trovi l'uscita? L'uscita no, so che ci stai lavorando, noi siamo però abbiamo creato il nostro habitat alla super grande. Vabbè, allora divertitevi, noi cominciamo la c'è anche Miss Padania, che ora non si è ancora andata ancora bene. Non si sa ancora chi è. Sono tutti vestiti che ho fatto io, vedi? Sì, è impossibile. Moda nastro, vedi Fabio? Cioè che cos'è? Li ho creati io con questo vestito? Alla super grande per Claudia col nastro, sono, col nastro. Sì, moda nastro. Vabbè, cioè, allora io vi lascio alla super grande, se volete bere qualcosa noi siamo qua a disposizione. Spremuta di succo, grazie, arrivederci, io vado in studio. Scusate, grazie mille. Noi andiamo a cominciare. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie mille, bentrovati. Buonasera Filippa. Buonasera a tutti. Serata decisamente fuori dall'ordinario quella di questa sera. Come sapete, vi ho detto poc'anzi, è arrivato Beppe Grillo, quindi tra poco lo ascolteremo, c'è Francesco Guccini, insomma una serata decisamente intensa. Prima però vogliamo, come sempre, andare dall'inviato della CNN, che ringrazio tantissimo, un grande giornalista, Ben Wedman, che ringrazio per essere con noi anche questa sera, perché le notizie che arrivano dalla striscia di Gaza e da Israele sono decisamente preoccupanti. Intanto vediamo quali sono le ultime, Ben, grazie. Sì, buonasera Fabio, buonasera a tutti. Sì, infatti la situazione, specialmente nell'ospedale di Shifa nella città di Gaza, è gravissimo. L'ospedale è circondato dalle carri armate israeliani e dentro ci sono almeno 15 che hanno preso rifugio dentro l'ospedale, e ci sono circa 400 pazienti dentro l'ospedale, ma l'ospedale non c'ha più corrente, non c'ha più elettricità, e quindi per esempio le macchine di dialisi non funzionano, e nella terapia intensiva dicono che se non c'è elettricità entro 24 ore cominceranno a morire. E davanti all'ospedale ci sono più di 70 cadaveri che non possono seppellire perché è troppo pericoloso. Durante le notte l'esercito israeliano ha offerto 300 litri di carburante per i generatori, ma il direttore dell'ospedale ha detto che non può accettare perché deve andare davanti alle carri armate israeliane, troppo pericoloso. Dice anche che 300 litri di carburante non bastano, che i generatori hanno bisogno di 500 litri all'ora. Quindi quell'ospedale, che è il più grande ospedale nella striscia di Gaza, non funziona più. C'è veramente nel nord solamente un ospedale che funziona, che adesso sta accettando pazienti delle altre parti del nord di Gaza, ma veramente in questo momento non sanno come trattare tutti questi pazienti. Non c'è, infatti c'è poco acqua, poco cibo, medicina, e anche c'è una mancanza di medicine, quindi Fabio è molto molto grave lì. Ben, c'è un'agenzia che è appena arrivata di qualche minuto fa, l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell, che appunto
dice che l'Europa è seriamente preoccupata per l'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, serve un'immediata pausa delle ostilità. Ci sono le condizioni, secondo te, per che questa pausa insomma, si compia o al momento è pura teoria? A questo momento è una teoria. Stanno parlando di una pausa, non un cessato di fuoco, una pausa, ma a questo punto non si sa. Infatti stanno parlando della possibilità di una pausa per forse 2-3 giorni, così la Hamas e gli altri gruppi in Gaza possono rilasciare gli ostaggi e nel stesso tempo può entrare nella striscia di Gaza un po' più di medicina, acqua, cibo. Ma in questo momento non si sa ancora se questo succederà o può succedere. Ma per esempio il primo ministro israeliano Netanyahu ha rifiutato completamente l'idea di un cessato di fuoco perché non vogliono dare l'opportunità a Hamas e gli altri gruppi radicali in Gaza a rifornire, certo, riposare un po', preparare per altre battaglie. Senti, e l'opinione pubblica israeliana come sta invece giudicando da un punto di vista politico questa scelta di Netanyahu? E infatti è divisa, tanti hanno, per esempio ieri sera c'è stata una grande manifestazione a Tel Aviv anche con la presenza di un ex presidente di Israele, stanno chiedendo Netanyahu di fare una priorità di negoziare per la rilascia degli ostaggi in Gaza e lui a questo momento non è proprio pronto per una pausa militare per fare questo processo andare avanti. Ci sono tanti che dicono che è colpa di Netanyahu e questo lungo dibattito sulla Costituzione israeliana ha distratto Netanyahu e l'esercito e la sicurezza e l'attacco di 7 ottobre è stato un grande sorpreso. Quindi Netanyahu, dopo un paio di ore fa, ha fatto un'intervista con la CNN, ha detto sì, possiamo parlare come è successo questo disastro, ma dopo la guerra, dopo che Hamas è stato completamente distrutto, ma prima o poi ci sarà un conto, lui deve spiegare al popolo israeliano come mai questo è successo. Tu pensi che lui abbia ancora un futuro politico alla fine di questa guerra? Veramente non credo. Infatti, dopo questa guerra, che è stata il più costoso guerra di Israele dalla guerra di 1948, c'è una rabbia fortissima in Israele. Adesso tutti stanno concentrando sulla guerra, sulla battaglia. Ma dopo è finito, in mia opinione personale, Netanyahu è finito politicamente. Oggi anche Guterres ha parlato con la CNN e dicendosi enormemente preoccupato per la situazione, ancora una volta per i civili, insomma, i civili di Gaza. E al tempo stesso l'altra notizia importante è che Scholz è contrario anche lui a cessate il fuoco perché ha detto che significherebbe lasciare ad Hamas la possibilità di ottenere nuovi missili, quindi un'opinione che coincide con quella di Netanyahu. Eh sì, infatti abbiamo visto che Scholz e Biden e altri, quelli dell'Inghilterra, sono contro un cessato di fuoco, ma Macron, lui è d'accordo. E certo le Nazioni Unite è abbastanza arrabbiata perché già sono morti più di 100 impiegati dell'UN a Gaza a causa di questa guerra. E infatti tanti in Gaza
stanno dicendo il colpo è anche degli UN, perché fino adesso non possono fare niente, non possono fermare la guerra, non possono far entrare cibi, medicine e altre cose in Gaza. Quindi c'è le Nazioni Unite in posizione abbastanza difficile adesso. Grazie infinite a Ben Wedman della CNN, Ben Wedman che è corrispondente internazionale senior di CNN, che ringrazio tantissimo per essere stati con noi. Mandiamo la pubblicità e poi, come vi dicevo, una serata grandissima. Francesco Guccini, Beppe Grillo, Luciano Littizzetto e tanti altri. Elodie.